Benvenuti su Abels, il miglior canale sul tubo italiano, con il dottor Meg e il signor Luna, e prendiamo un treno in Army of Two. Nello scorso episodio eravamo qua su questo treno e adesso partiamo. Dei desideri. Il treno dei desideri. Che all'incontrario va. Che all'incontrario va. Ah, è alla nostra destra, c'è un tizio che ci vuole sinistra. Fare. No, è la nostra sinistra, sì, scusa. Quindi qui. E io solo che ho un'armetta del cazzo, lui dov'è? Ah no, ha già sparato. Purtroppo sì. E poi se ne va. Se ne è già ito? Sì, sì. Qui signor Luna deve essere lei col fucilone da... Ma io ho un deficit di concentrazione importante, lo sa. Che non è assolutamente... E me lo dice l'ultima missione, signor Luna? Beh, lo sapevo. Ho portato il certificato. Ora, dritto per dritto. Dritto per dritto. Solo che ho cazzo che... Trovato. Quanto tempo lui ci ha aperto il culo. Ucciso? Mi sa che l'ho mancato. Signor Lune, signor Lune. Tanto ricarico. Vuole usare magari quello per... Perché questi video adesso sono marmaglia, dovrebbero essere, gridano. Allora uso la Uzi. Allora, dovrebbe essercene almeno un altro, vero? Sì, fa bus bus da dietro. Tanto ricarico, ok. Perfetto. Nient'altro? Qui no. Ok, ritorno col fucile da cecchino, che tanto non è servito assolutamente a nulla, almeno per ora. Ma lei, signor Lune. Ma cosa vuole che le dica? Comunque hanno una sottoduta quanto in vetro, figa. Sì, no, va detto che è una bella monorotaia. 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 Non possiamo farlo tutti gli episodi adesso. Ma d'altronde, non è che l'abbiamo inventato noi, l'hai inventato il Simpson. Anche questo è vero. Stronzo è brutto da dire comunque. Tua sorella! Esatto. Questo dovrebbe essere tutto a sinistra. È lì. Non so chi ucciderlo. No! Questa roba sta cadendo a pezzi, costante arriveremo alla torre! Beh, forse se sparassimo a qualcuno di questi stronzi ce la faremo. Ah, vaffanculo. No! Ok, uno è andato. Muori. E adesso chi è? Tyson Rios, sono Herbert Stockwell. Dovete tirarmi fuori Stockwell? Da qui. Stockwell? Vi pagherò qualsiasi. Non era morto? No, è quello che dobbiamo salvare. Esatto. Ci faccio uscire da questo casino. Io ormai tra gente morta e gente che deve. Ma chi è che mi spara? Potete inviarle, ma dovete sbrigarvi. Dalton sta cercando di distruggerle. Ok, ma c'è un'altra cosa. Se sei coinvolto in questa merda, vogliamo che ti costituisca. Ci hanno rimesso la pelle dei nostri amici. D'accordo, ora però. Perché se erano perfetti sconosciuti, okay, non se ne cagavano più. Me ne sbatto per lì! E in sciocco punto le articiocche. Devi fare solo la cosa giusta. Ma da quando sei diventato un cazzo di Boy Scout? Ha detto che si sarebbe costituito. Dov'è, signor Lune? Ah, è sotto! Certo, perché lo farà, Domattina quel tizio sarà in Venezuela. Penso sia andato, è uno. Ecco la nostra fermata. No, okay. Adesso. Quindi fondamentalmente abbiamo fatto schifo, ma siamo comunque sopravvissuti. Assolutamente sì. Senza armi, perché praticamente non ho più neanche un colpo. Però. Ma io qualcosa ho. Vediamo. Dopo questo importantissimo caricamento. Negozio? Vaffanculo. Prima checkpoint, poi negozio. Certo. Esatto.
Io direi, io no. Neanche io. Ma perché tanto non ho avuto soldi. Non l'hanno pagata, signor Nunnan. Maledetti. Ehi, le guardie all'ingresso. Facciamole fuori in simultanea. Ah, che due coglioni. Dove sono? Ah, io non ho i colpi. Facciamole fuori in simultanea un paio di coglioni. Ma dove sono? Ma che cazzo? Ok, adesso li vedo. Aiaiaiaiaiaia. Avanti, ammazziamo quei bastardi. Bestiali sono. Allora, uno. Facciamo tutti quanti con me. No, bastardo che ti sei mosso. Aiaiaiaia. C'erano tutti quanti con me. Posso usare una granata? Avanti! No, non ne ho ucciso neanche uno. Sono proprio un coglione. Sono proprio un grosso coglione. Adesso gliele levo un po' io. Lei faccia casino. Ah, ma guarda, io sto signore mi metto di qua, così per loro è ancora più difficile. Mannaggia il cazzo. Dovrebbe essere più difficile per loro adesso. Ho preso. Ok, infatti. Però un solo colpo. Ce n'è uno con il bazooka. Aia! Ci servono altri uomini qua. Ma forse no, forse ne ho ancora. Dai, vieni fuori. Ah, ce n'è uno col bazooka. Preso. Perfetto. Ah. Non era quello col bazooka, però. Allora, ce n'è uno lì che fa bus bus. Preso. Non ce la facciamo. Seguiamo. Ok, arrivano. Ok, quello col bazooka è andato. Dove sono? Penso che fino a dove sono io sia pulito. Ma che? B! Lei, dica B, dica qualcosa che li possa far tremare di paura. Aspetti, dottore, non avanti subito. Infatti. Che cos'è? Ti faccio vedere se dalle scale riesco a... No, non credo. Circondiamoli! Ma circondiamoli cosa che andi fuori noi? Circondiamoli col pensiero, non so. Allora, io vado di Aug adesso. Mi sposto subito sulla destra, eh. Lei ce l'ha lo spazio lì? Tutto a sinistra. Per fare cosa? Per avanzare. Aia. Cosa cazzo è successo? No, dottore, arretri perché sennò qua ci fanno... Ci fanno polpette. Ok. Ok, io sono entrato. Allora, io provo ad ucciderli quelli davanti a lei, che lei non riesce a vedere. Uno è morto. Ok. E pensare che una volta eravamo amici. Sai come si dice? Potere lungo. Andiamoli! Io cerco di liberarlo almeno dalla mia parte, che così magari si riesce. Quello? Ok. Qui? Ma io ho una granatina da tirargliela, non so. Devo buttarmi a sinistra. No. Okay. Aia. Chi è? Carico. Dai, non ho preso. Allora, io mi sposto okay. Tutto a destra, eh. E, allora, signor Rune, ce ne sono due rossi che vengono giù dalle scale, quelli in fondo. Visti. Cazzo, meno. Mi ha visto bene, eh. Tocca di prendere. Lei, cerchi di rimanere nascosto. Allora, sono almeno in tre. Oh, porco demonio! Non lo vedo dov'è. Mi han tirato con il... Sì, no, ho capito, però non vedo dove le tirano. Ah, da sopra, dalle scale. Penso sia morto. È una morte orribile, spero. Sì, ovvio. Non mi faccio mica guardare dietro da nessuno io, dottore, quest'arma diciamo che non è indicata qui. Addirittura 8 colpi di arma speciale.
Se riesci a fargli un po' di rumore, prova a tirarlo giù. Ok, preso. Uno. Ma ancora però non penso sia morto. No, no, non dovrebbe essere morto. Sei morto, stronzo! Ah, sì, è morto. Ce l'hanno confermato. Ma anche lei c'ha il fucile da cecchino adesso? Sì. L'avevamo preso. L'avevamo pure fatto. No, che cazzo! Ma devo arretrare, signor, non è perché. Sì, sì, mi spazio. Mi sono finto morto, Perché sono messo così male? Mi lanciano. Non mettermi! Ma per. Ok. Perché fa quel rumore? Non capisco perché lo fa. Ok, uno gli ha dato un colpettino. Ho una schiriata, ne ha. Ok, uno rosso è morto. È sceso uno adesso dalle scale? Sulla destra o sulla sinistra? Sul lato destro. Allora è per lei. Ok, vedi dov'è. Ah, si è mosso. Ah, ok. L'ho slisciato. Mazza. Vediamolo! Dai, si sta avvicinando. Ai ai ai, mi tocca retrarmi. Io ho finito i colpi del cecchino, quindi adesso vado dietro. Dai, muori! Oh, è morto. Magari qui meglio si ricarica. Quella è una delle guardie di Clyde. Uccidetela! A presto! Ma a presto di che? Oh, porco demonio! Aia, sono a terra. Non sono a terra. Penso io a distrarli. Ok, non ci sono rosso. Occhio, poi occhio lì, la guardia di Clyde è gialla. Ho visto. Tra l'altro io non è neanche che c'ho un granché di roba. Allora, per il momento è a terra quella di Clyde. Se lei riesce a distrarla, forse lo posso tirare giù io. Stagniamoli! Che ne so. Però non l'ha tirato giù. No. Ero leggermente troppo a sinistra. Merda, c'ho uno che mi viene addosso. Sì. Posto. Beh, però ci dovrei avere tutto quanto lag. Me ne manca uno. No, si è girato l'ultimo secondo, mannaggia. È che dopo potrei invertire ruoli, non glielo dico perché dopo io l'arma che fa rumore non ce l'ho più. Provo a farglielo girare, ce l'ha? No. E mi sa che ho finito anche. Merda! Sto finendo i colpi di tutto. Okay. Preso. Tosto rotto. Allora, se lei continua così, io prima o poi lo becco. Va bene. Non ancora. Adesso provo. Me lo dirigo di qua. Preso, perfetto. Andato. Avanzo un secondo. Sì, sì, dai, faccio. Sono io che ho finito i colpi, avrei bisogno. Ma dove ho ucciso il tizio ci sono pure i colpi. No, non ci credo. L'ha ucciso? Ok, sì sì. Bene. Però riuscite a darmi un buffetto prima. Sì sì, l'ho visto. Ok, adesso okay. I saluti. C'è un altro lì dietro, sono in due lì dietro. Provo a fare il giro, eh? Sì. Ah cazzo, ne arriva un altro. Sono troppi. Quello tocca che o vengo dalla sua parte o gira giù lei. Ah, prova a tirarlo giù con la 44. Dai. No. Avanti sulla sinistra, signor Lune. Sì, io sono al riparo. Sulla destra. Quindi
Io sono a posto qui. Adesso ok, ho preso i colpi per l'arma primaria. Vieni qui, te. Vada, che ti. Ok. Ti rovino, altro che. Aiaiaia, chi è? Aia. Adesso però gli abbiamo messi un. Abbiamo il fuoco. No! Sulla terra. Dove? Ammazzi almeno quello che è di sopra lì. Non ho i colpi. No, sono morto. Praticamente. Non hai colpi per niente, sì, ce ne ha. Ma sono praticamente andato. Dietro di lei, signore, dietro di lei, se giri. Niente. Niente. Non ce l'ho fatta. Che morte barbina, posso dirlo? Direi ultimo try, perché già siamo in. In overtime? Un pochino in overtime, sì. Siamo. Adesso vediamo dove si riparte. Sperando non dall'inizio, perché. Qui però ci conviene aggirarli i lati, perché altrimenti non riusciamo. Non c'è modo di fare. Dove siamo? Dove cazzo? No? No, dall'inizio. Allora niente, a questo punto a ci salutiamo. Va bene. Ci dispiace lasciarvi un po' così. Le bestemmie non bastano mai. Ho peccato di presunzione. Spero nonostante tutto che questo video possa piacervi, vi invitiamo a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, guardare altri video delle altre serie che comunque sia sono molto belli, fare tanto l'amore. L'amore, perché l'amore è importante. L'amore è la cura ad ogni male. Esatto. Tranne che la scabbia, in quel caso siete proprio la merda. E a seguire altri video sempre soltanto su Hobbels, il miglior canale sul tubo italiano che quando mancano due nemici decide di suicidarsi. Assolutamente sì. Ciao! Tutti su Hobbels, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Sì.